Siamo a Roma per la 10ª edizione di un congresso che è storicamente il primo congresso al mondo che ha affrontato l'uso dei batteri benefici per la gestione della salute dell'intestino, i probiotici e poi le fibre prebiotiche, poi i nuovi alimenti, le sostanze di origine vegetale, i botanicos, eccetera. Perché questo interesse? Perché l'intestino, i batteri che vivono nell'intestino sono stati classificati come un nuovo organo del nostro corpo, un organo dimenticato, un organo negletto. 20 anni fa si è cominciato a parlare dei singoli batteri, dei probiotici che ingeriti da soli oppure all'interno dell'alimento potevano conferire un qualche beneficio, la regolarizzazione del ciclo, della stipsi, della diarrea, eccetera. Oggi cos'è successo? Oggi è successo che le nuove tecniche di indagine molecolare, quelle tecniche che vediamo nei telefilm che consentono di identificare l'assassino in 24 ore a partire da un capello, bene, quelle stesse tecniche applicate all'intestino ci hanno rivelato un mondo fatto da migliaia di batteri che vivono nel nostro intestino a livelli di miliardi per grammo e che regolano tantissime funzioni della nostra salute, non ultimo anche il nostro umore, quello che succede nel nostro cervello. Bene, avere questo tipo di informazione ci ha fatto capire che dobbiamo gestire la salute di questo organo affrontando questo problema in una maniera, diciamo, globale. Quindi non solo più l'aggiunta del singolo batterio, dei mix di batteri, ma dei cibi funzionali, cioè di quei alimenti che o sono stati fermentati o gli è stato aggiunto una quantità di batteri e che tutti insieme formano una componente della nostra dieta, direi della nostra dieta quotidiana, perché non stiamo parlando di farmaci, stiamo parlando di qualcosa che deve entrare nell'abitudine di ogni giorno e che riesce a favorire gli equilibri corretti di questo microbiota. Una volta si diceva microflora, adesso è di moda dire microbiota, ma in sostanza sono i batteri che vivono nell'intestino. Bene, questi batteri sono fondamentali, dobbiamo nutrirli, come ci prendiamo cura dei nostri muscoli, della nostra vista, eccetera, eccetera, dobbiamo prenderci cura di loro perché ci possono assicurare una serie di funzioni estremamente positive, prima fra tutte ad esempio ridurre l'incidenza di diverse malattie. Questo è un po' lo scopo di questa 10ª edizione di questo convegno, che veramente ha dimostrato come il settore sia estremamente maturo dal punto di vista sia della ricerca che dei prodotti che vengono immessi in commercio.